Benvenuti in Cucina Consapevole, la cucina che vuole darti la possibilità di conoscere e scegliere un'alimentazione in armonia con la natura. Ingredienti di stagione, naturali, scelti e cotti tenendo presente gli insegnamenti degli antichi e dei presenti saggi. Oggi vi voglio presentare un'idea interessante per creare dei presenti per Natale fatti in casa oppure degli addobbi per la vostra casa. L'inverno, secondo la medicina tradizionale cinese, è associato all'elemento acqua, un'energia molto profonda che è correlata ai reni come organi, che filtrano le acque del nostro corpo, che è il nostro sangue, e alla vescica urinaria come viscere che espelle le acque di scarto. I reni in particolare sono considerati la radice della vita, la sede della nostra energia ancestrale. Dal punto di vista psichico, i reni sono associati alla volontà, quindi quando i reni sono in salute, le acque possono fluire liberamente, la nostra forza di volontà è forte. Il sapore associato ai reni è il salato, quelli dei cibi naturalmente salati, che ne tonificano l'energia, come per esempio le alghe, i fagioli, la salsa di soia, l'orzo, l'avena. Il salato in quantità eccessive, come nel caso di insaccati e cibi conservati sotto sale, tende a indebolire l'energia dei reni. I reni amano il caldo e temono il freddo, sia climatico che relativo alla natura dei cibi. La stagione è fredda, è bene mantenere calda e ben coperta la zona lombare e moderare i consumi di cibi di natura fredda, come i latticini, le verdure crude. È meglio consumare tutto cotto o moderare il loro consumo. L'inverno nel ciclo delle stagioni è il periodo di massimo espansione, di massima concentrazione dell'energia verso l'interno, come accade al seme che riposa sotto terra, alla linfa che riposa nelle radici degli alberi e all'uomo che, adeguandosi alle poche ore di luce, dovrebbe dedicarsi al riposo, concedersi di dormire di più, rigenerandosi meglio. Un antico e fondamentale testo di medicina tradizionale cinese che è il riferimento all'inverno dice: i 3 mesi dell'inverno si chiamano chiudere e tesaurizzare. L'acqua gela, la terra si sclepola, nulla apporta yang, si va a dormire presto e si sveglia tardi. Bisogna organizzare le nostre attività seguendo la luce del sole. Bisogna evitare il freddo e cercare il caldo, non lasciando sfuggire nulla attraverso la pelle. Andare contro questo insegnamento danneggia i reni. E oggi noi, seguendo questi preziosi insegnamenti, facciamo nel caldo della nostra cucina un regalo speciale per i nostri conoscenti, un'idea regalo o un pensiero di decoro per le nostre tavole, l'albero di Natale di biscotti, ma senza zucchero, con un buon malto di riso. Andiamo ai fornelli e vediamo la nostra ricetta. Ho comperato questi stampini con le stelle in scala con 10 stampi di stelle. Ingredienti: 500 g di farina tipo 2, una bustina di cremon tartaro, scorza d'arancia grattugiata, un pizzico di cannella e un pizzico di sale marino integrale, 110 ml di olio extravergine d'oliva dal sapore delicato, 160 g di malto di riso, 90 ml di latte di mandorle. In una ciotola unite tutti i liquidi ed emulsionate bene. Aggiungete tutti i solidi e impastate fino a ottenere un impasto facile da stendere. Potete stenderlo a uno spessore di 4 mm e ritagliate le 10 stelle con i diversi stampi nelle diverse grandezze e la più piccola ritagliatela 2 volte. Infornate a 160 gradi per 15 minuti, spennellate con acqua al malto e cominciate a montare il vostro albero. Partendo dalla stella più grande, andate alla più piccola, avendo cura di sfalsare le punte delle stelle. Infilzate tutte le stelle con un lungo stecchino. Tagliatelo a misura, lasciando un pezzettino dove andrete a posizionare la stellina che avrete precedentemente bucato con lo stecchino. Spolverate con granella di pistacchio o farina di cocco.
Se il video vi è stato utile, mettetemi un bel mi piace e diffondete alle vostre amiche. Così potete dare loro idee interessanti per il Natale. In una società sana tutti stiamo meglio. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così resterete aggiornati per la visione di tutti i nuovi video, le live, le pillole di consapevolezza. Se preparate la ricetta, taggatemi su Instagram con @cucinaconsapevole. Ne sarei orgogliosa. Buon tutto!